È crollato del 6% negli ultimi 5 anni il numero delle imprese artigiane attive nella provincia di Cremona, dalle 9.013 di inizio 2016 alle 8.468 al 30 giugno 2021. Un calo consistente tra i più importanti della regione dopo Varese e Mantova, l'unica provincia lombarda ad aver visto un incremento è il capoluogo Milano. Sono questi i numeri diffusi dalla Camera di Commercio Como Lecco nell'ambito di uno studio su nascite, cessazioni e addetti delle imprese artigiane. Allo stesso modo, in provincia di Cremona è calato del 9% il numero degli addetti, ora sono poco meno di 18.000. Il settore sta vivendo un momento di chiaroscuro, tra virgolette, perché le aziende stanno lavorando, in realtà sta lavorando parecchio. La situazione è una situazione che in realtà è un trend che avviene da tempo, specialmente dalla crisi dell'edilizia del 2008. Quindi c'è una costante, purtroppo, riduzione delle aziende. Ma nonostante l'entusiasmo della ripartenza dopo la pandemia, ora ci si trova a fare i conti con il costo delle materie prime. I problemi adesso sono nella ricerca del personale e nella problematica delle materie prime. L'importante è che non sia un rimbalzo, una bolla, perché questo problema dei costi che aumentano vertiginosamente potrebbe essere che si vada poi a ripercuotere sicuramente sul mercato, andando a diminuire la capacità di spesa dei consumatori e di conseguenza chi occupa posti nei mercati di prossimità, quindi ha difficoltà a esportare o in altri settori, per formare in altri settori, ne risente immediatamente.